Ragazzi, benvenuti su Gastrip Drums. Oggi sono in piano, non c'è fretta. In compagnia di strumentimusicali.net per farvi vedere una cosa che non vi aspettate, cioè non ve l'aspettate, non vi dico neanche sì, no, beh, ma tanto vi ho già scritto il titolo, quindi capire. No, non potete capire cosa c'è qui perché oggi voglio fare un esperimento. Quindi vado ad unboxare, che tra l'altro la gente mi ha anche detto che unboxare non va bene, bisogna dire aprire i pacchi, non mi vabbè, fa niente. Vado ad unboxare queste cose che ci sono qua. Sì, giusto, pacco giusto. Perché adesso vedrete che vi unboxerò sempre la stessa cosa. Questo è già, questo non fatelo perché è pericoloso. Allora, vi andrò a unboxare sempre la stessa cosa, ma adesso capirete il perché. Rullante, e va bene, rullante, Mapex, bello, Mapex, ottimo marchio di rullanti, ottimo marchio di batterie. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo un rullante Mapex in acero, come potete vedere di qua, credo lo metta a fuoco, sì, della linea economica, diciamo, di Mapex. Questo qua è, non lo so, vabbè, ma adesso vi spiego il perché sto facendo questa cosa. Allora, rullante Mapex. Apriamo l'altro pacco. Poi, rullante Mapex. Eccolo qui. Poi, questa è una sorpresa, ragazzi. Questa non ve l'aspettavate. Rullante Mapex. Non ve l'aspettavate. Lo so che non ve l'aspettavate, ragazzi. Non so se avete già capito il perché io abbia preso questi rullanti. Apparentemente tutti uguali, ma solo apparentemente. Vabbè, è questo. E ultimo, ma non per importanza, rullante Mapex. Allora, ragazzi, penso di dovervi spiegare un po' di cose. Il fatto è che ho quattro rullanti Mapex uguali, identici, da 14 pollici per 8, 14 pollici per 7, 14 pollici per 5,5 e 13 pollici per 6. Quindi in pratica in questo video voglio capire cosa cambia veramente nel momento in cui vado a usare un rullante anche delle stesse dimensioni ma con profondità diversa, vado a usare un rullante un po' più profondo ma più piccolo di diametro, voglio capire qual è il rullante giusto in base a quello che dobbiamo andare a suonare. Quindi la cosa che farò adesso, prima di tutto, sarà andare ad accordare questi rullanti nello stesso modo, che non vuol dire accordarli con l'accordatore, ma vuol dire tirarli tutti prima a mano, poi con la chiavetta, in modo tale da avere per tutti la stessa identica tensione, e in questo modo, così, potrò andare a vedere veramente le differenze tra un rullante e l'altro. Quindi, tiro tutto, accordo e passiamo alla batteria. Ah, intanto mando la sigla. Ok, tutto posizionato, ho il mio rullante qua che da questa inquadratura non la vedete tanto bene, ma da quest'altra sicuramente la vedrete molto meglio. Gli altri tre rullanti che andrò a provare oggi ce li ho da questa parte, ho cercato di accordarli simili, molto simili, il più simili possibile. Allora, partiamo dal 5,5, 14 per 5,5. Allora, sicuramente in generale tutti questi rullanti qua hanno molte armoniche che escono, quindi la cosa che farò per andare a provarli sarà mettergli un piccolo gel. Adesso non voglio che i puristi mi dicano no, non si mettono i gel, non fate queste cose, perché è solo per andare a capire meglio le differenze tra un rullante e l'altro. E ragazzi, se ci va il gel, la Moon Gel ogni tanto sul rullante, e mettiamo sta Moon Gel che sennò andiamo a far troppa fatica ogni tanto a togliere questi armonici eccetera, che poi ci mettiamo 2 ore quando magari basta mettere quelli e siamo a posto. Vedete? Ci voleva poco. Allora, rullante che comunque risponde molto bene, questo 5,5, molto sensibile.
direi abbastanza versatile come ondulante. Siamo un po' più verso l'acuto, posso tirarlo ancora un po', quindi secondo me questo, è essendo piccolino, è un ondulante più da funk, quindi ting ting così. Ma se lo accordo in maniera media, ci sta anche per far pop tranquillamente. Cambiamo, perché la cosa importante è che voglio provarli tutti e poi dirvi la mia, cioè dirvi le differenze in pratica, per capire se cambia qualcosa o non cambia niente. Allora, questo lo tolgo, lo metto all'altro, prendiamo quello da 14x7. Eccolo qua, questo ondulante qua è già un bel bestione, devo dire, lo vedete dalla camera lì sotto, devo dire che è bello potente come rullo. Quindi 14x7, molto più grande, molto più spesso rispetto a quello prima. Vediamo come si comporta senza nessuna sordina prima. Non è male, qua ci sono delle armonie. Dov'è? Perché perdo sempre la sordina? Non è male, dicevo, perché l'armonica non dà così fastidio. Così è molto più figo, però. È figo, raga. Questo io me lo vedo in un contesto pop, pop rock, tranquillamente. Molto bello. La cosa è che qua cambia proprio un po' il rimbalzo. Mi sembra ci sia più rimbalzo rispetto a prima. E mi sembra sia anche un po' più... come si dice? Un po' più sensibile. Pensavo al contrario, sinceramente. Pensavo che 5,5 fosse più sensibile del 7. Invece... la cordiera risponde da paura, raga, da paura. Andiamo avanti subito, poi vi spiego, facciamo tutti bene i confronti nel momento in cui li ho provati tutti. 14x8. Questo rullante è veramente potente, raga, è enorme. Ok, ovviamente ragazzi, questi rullanti ve li sto facendo vedere così, avete tutto in descrizione, e adesso ve li faccio sentire uno a uno in questo modo con tutta la batteria, poi ve li faccio sentire anche vicini e soprattutto vi faccio sentire anche solo i due microfoni del rullante, così da capire bene veramente le differenze. 14x8. Sordina, sentiamolo subito, poi vi dico. Fighissimo. Bello. Bello, molto bello, molto particolare. Quando ho messo la sordina ho detto wow, perché... comunque ha un suono che appunto si sente ancora un filino quell'armonico, ma numero uno sono dei rullanti super economici, numero due appunto io ho deciso di tenere quella cordatura lì apposta. Poi questa roba qua con la cordatura si può levare. Quindi io questo lo do per l'Hard Rock, raga,
tipo rock al zoc, tipo. Ok, allora spostiamoci all'ultimo, cambiamo proprio diametro, 13 per 6. Eccoci qua con il piccolino, che in realtà piccolino mica tanto, perché è vero che è da 13 pollici di diametro, ma comunque di spessore siamo a 6 pollici, quindi non così tanto piccolo. Allora, ve lo suono e poi vi faccio sentire. Allora, come avete sentito, questo io lo vado a mettere in un contesto punk, in realtà, oppure metal, perché comunque il suono è molto molto secco, si sente tanto il cerchio e quindi appunto esce questo suono qua, trapana proprio le orecchie. Trapana o trapana? Vabbè. Quindi, super definito, la cosa di questo rullante è la definizione. Cioè, si sentono bene tutti i colpi, si sente bene la cordiera, si sente bene tutto. Sicuramente è quello meno versatile, questo, rispetto a tutti gli altri, perché va a prendere una fetta più piccola di generi in confronto agli altri rullanti, ma è uno di quelli più caratteristici, perché ha il suono veramente super super caratteristico. Vi dico anche metal, perché tanti batteristi metal usano il 13 pollici. Pensate a Joey Jordison, che usava il 13 pollici, però, proprio perché voleva un suono molto secco. Chris Adler anche mi sembra che usi 13 pollici. Quindi questo è veramente ottimo, ottimo, ottimo. La cosa che voglio fare adesso, prima di andarvi a parlare di tutti, tutti, tutti i rullanti, è farveli sentire. Vi faccio sentire uno spezzone di quello che ho suonato durante questo video, ma uno dopo l'altro, andando ogni tanto anche a togliervi tutti i microfoni tranne quello del rullante, così almeno lo sentite bene 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 e capite bene le differenze tra un rullante e l'altro. Quindi, allora ragazzi, no, penso sarà impossibile parlarvi in questo modo, perché ci sono quattro cordiere che stanno andando per i fatti loro, quindi è impossibile parlare in questo modo. Allora, sicuramente parlando di qualità-prezzo, ottimi rullanti, veramente molto belli, super curati più che altro, cioè la finitura è veramente molto carina, è lucido, i blocchetti sono curati, è tutto veramente molto curato. Ovviamente, vabbè, la pelle è quella di casa Mapex, quindi nel momento in cui si cambia e si mette una pelle più anche di qualità, diciamo, il suono sicuramente diventa migliore. Questione rullanti proprio di per sé, allora, forse uno tra i miei preferiti è stato questo qui, cioè il 14x7. Perché? Perché non è né troppo scuro né troppo chiaro, è abbastanza versatile e poi appunto per il pop rock, che è un genere che a me piace molto, ci sta alla grande. Ha bisogno di un filo di sordinatura, ma in generale tutti, a parte questo 14, no, questo 13x6, quindi questo qua io lo metterei per quanto riguarda il pop rock. Il 13x6, come vi ho detto, lo utilizzerei principalmente o in un contesto punk o in un contesto metal. Il 14x5,5
è un ondulante e irrullante, raga, 14x5,5 è quello più o meno solito, quindi tra tutti è quello un pochettino più versatile. Possiamo andarci a fare dal pop al rock al jazz a quello che vogliamo. Non male la questione sensibilità, sicuramente. Forse il 14x7 ne aveva un filo di più, non mi so spiegare bene il perché, ma comunque è così. Però per il resto ottimo, ottima cordiera anche, ottima risposta della cordiera. Quindi questo è quello più versatile. Per il resto, il secondo, diciamo meno versatile, ma più caratteristico proprio come suono di per sé, è questo, raga, è il 14x8. Questo, in realtà, se dovessi scegliere, probabilmente gusto personale, sceglierei questo qua, perché a me piacciono molto i suoni bassi, i suoni potenti, e questo le ha tutte e due. Quindi suono basso, suono potente, questo se lo tiriamo giù di accordatura spinge di brutto, perché ovviamente guardate quanto è spesso, sembra un tom. Quindi ottimo, questo io lo do per la Zoc. A Zoc, raga, questo qua fate un figurone, non ce n'è. Lo sordinate, non lo sordinate, dipende da che suono volete, però sicuramente questo è un ottimo strumento. Quindi io voglio ringraziare strumentimusicali.net per avermi dato la possibilità di provare questi rullanti qua, e soprattutto per avermi trovato quattro rullanti che fossero di marca, modello, tutto uguale ma con dimensioni diverse. Non è così facile, quindi grazie mille strumentimusicali.net. Io vi ricordo che qui sotto avete tutti i link che vi servono in descrizione, avete l'articolo sempre in descrizione, e vi saluto qua. Iscrivetevi al canale se vi va, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!